Se stai cercando un consiglio per scegliere il tuo nuovo PC portatile, hai trovato il video giusto. Ciao, sono Zane di Turbolab.it e nei prossimi minuti vedremo quali sono i migliori notebook del 2020 da acquistare subito per lavorare e studiare alla grande durante tutto il 2021 e oltre. Parleremo quindi di ultrabook a vari punti di prezzo, convertibili 2 in 1 ideali per gli studenti, configurazioni ad alte prestazioni per i professionisti più esigenti e naturalmente qualche notebook gaming per giocare in mobilità. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. A tutti coloro che non abbiano esigenze speciali e mi chiedono quale sia il miglior computer portatile da acquistare in questo periodo, non ho dubbi. La mia preferenza va al Lenovo IdeaPad 5 in configurazione con schermo da 14 pollici e processore AMD. È un portatile che in questo periodo si trova ad appena 649 euro, quindi il prezzo è veramente molto contenuto, ma troviamo un sacco di aspetti positivi. In particolare sotto al cofano, quindi al centro della configurazione, abbiamo un processore AMD Ryzen 5 4005U, quindi stiamo parlando di un processore con 6 core che possono arrivare a 4 GHz, affiancato dalla configurazione di RAM che già consigliavo anche in altri video, quindi 8 GB di RAM a bordo e un velocissimo SSD in formato NVMe da 512 GB. Ora, i processori Ryzen 5 sono generalmente indicati per la fascia media, però ho guardato un sacco di benchmark e sembrano un po' tutti essere concordi nell'affermare che questo specifico processore riesce a tenere testa anche all'Intel Core i7-1065G7, ovvero un processore destinato alla fascia alta di mercato. La GPU è quella integrata sul processore, si parla in particolare della Radeon RX Vega 8, quindi non è veloce come i modelli dedicati, però sicuramente fa mangiare le polvere a tutte le configurazioni con processore Intel. Che cosa significa? Che potremo fare anche qualche videogioco, chiaramente dovremo fare qualche rinuncia, abbassare un po' il livello di dettagli e la risoluzione, però si potrà fare anche un po' di gaming non troppo impegnativo. Stiamo comunque parlando di un PC portatile che è principalmente pensato per lavorare e studiare alla grande. Quindi troviamo il display, un 14 pollici Full HD 1920x1080 con cornici abbastanza ristrette su tutti e quattro i lati. Lo schermo ha un rivestimento di tipo opaco, quindi non è di tipo lucido. Personalmente è una scelta che approvo tantissimo perché riduce i riflessi. Ora, a parte tutte queste belle premesse, il pannello è comunque di fascia media e questo lo si riscontra in un contrasto non proprio elevatissimo e in una riproduzione dei colori non perfettamente fedele. Per la maggior parte di noi non è un problema, però chi dovesse pensare di farci grafica professionale sopra vorrà prendere nota perché probabilmente questo pannello non è ideale per fare grafica dove è necessaria una riproduzione dei colori veramente molto affidabile. L'assortimento di porte è buono anche se non eccelso, quindi abbiamo una USB 3.2 Type-C, quindi il nuovo connettore, due vecchie USB Type-A, un'uscita HDMI per collegare uno schermo esterno, ottima scelta, un jack per le cuffie ed il lettore di schedine SD. Ora, l'aspetto un po' più controverso è il fatto che l'alimentatore fornito in dotazione va ad occupare la singola porta USB Type-C presente su questo portatile, quindi di fatto non l'avremo a disposizione per collegare degli accessori esterni. La soluzione è chiaramente di comprare un adattatore, però dovremo poi ricordarci di portarlo con noi. Avrei quindi preferito di gran lunga avere a disposizione due USB Type-C, anche perché una delle due USB Type-A, quindi quelle di vecchio tipo, è solamente USB 2.0, quindi va benissimo per collegare il ricevitore del mouse e della tastiera, ma per i dischi e le chiavette USB 3 dovremo invece utilizzare l'altra USB Type-A. Per il resto abbiamo una webcam di qualità sufficiente per le videoconferenze, tra l'altro con una funzionalità molto interessante che permette di chiudere l'obiettivo fisicamente quando vogliamo avere un po' di privacy in più. Per il resto abbiamo il lettore di impronte digitali comodissimo per accedere a Windows velocemente e il già citato lettore di schede SD che risulta molto comodo soprattutto per chi fa tante fotografie con una macchina fotografica dedicata.
L'autonomia si attesta attorno alle 9-10 ore, quindi è estremamente buona per questa fascia di prezzo. La tastiera è retroilluminata, chiaramente possiamo disattivare l'illuminazione, e il touchpad, nonostante sia un pochino piccolo per gli standard odierni, risponde comunque sempre bene al tocco. Per quanto riguarda le dimensioni, lo spessore è buono perché abbiamo solo 17 mm di spessore, che comunque è un risultato più che adeguato in questa fascia di prezzo. Il peso si aggira attorno agli 1,4 kg, che di nuovo è veramente ottimo e porta questo portatile vicino ai computer di fascia superiore. Nel complesso quindi questo Lenovo IdeaPad 5 14 pollici con processore AMD ci offre tantissimo valore in un prezzo veramente contenuto e ottiene la mia raccomandazione quale miglior PC per affrontare il 2021. Se quindi non avete esigenze particolari e mi chiedete Zane quale PC dovrei acquistare in questo momento, la mia raccomandazione va a questo specifico computer. A tutti gli studenti in ascolto consiglio invece di valutare con attenzione l'acquisto di un convertibile 2 in 1, ovvero quei PC portatili con lo schermo reclinabile che permettono poi di scriverci sopra come un pennino, come se fosse una sorta di tablet. Io ho utilizzato esattamente questa soluzione per attraversare l'università ormai molti anni addietro, però i nuovi portatili con questo fattore di forma sono veramente molto buoni e hanno raggiunto anche un buon punto di prezzo. In particolare per questo 2021 io raccomando l'HP Envy X360 13. Si tratta dunque di un buon 2 in 1 convertibile che sotto al cofano ha la stessa configurazione che abbiamo appena citato per la primissima scelta per il grande pubblico. Abbiamo quindi una AMD Ryzen 5 4005, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD NVMe. Quindi non solo si tratta di un buon tablet, ma anche di un buon computer per l'utilizzo generale. Lo schermo, oltre a poter essere utilizzato con il pennino, è anche sensibile al tocco, quindi potremo anche utilizzarlo direttamente con il dito. Ti segnalo però fin da subito questo aspetto che mi ha fatto storcere un po' il naso. Innanzitutto il pennino non è incluso nella confezione e dovremmo acquistarlo a parte per circa 50 euro, e poi non è presente uno slot per inserire il pennino dentro al tablet. Dovremmo quindi trasportarlo a parte dentro la borsa, con l'evidente rischio di dimenticarlo a casa oppure di perderlo. Per il resto si tratta di una ottima macchina con un ottimo display che può arrivare addirittura a 1000 nits di luminosità, quindi potremmo utilizzarlo anche all'aperto sotto la luce diretta del sole. Per quanto riguarda la dotazione di porte, abbiamo una USB Type-C che supporta sia la ricarica e l'output video, quindi potremmo utilizzarla anche per collegare un monitor esterno, perché qui non è presente la porta HDMI. Ci sono poi due USB Type-A di vecchio tipo da 5 gigabit al secondo, quindi USB 3.0, il lettore di micro SD e il connettore proprietario per l'alimentazione. Chiude il tutto il jack audio per le cuffie. Quindi, come abbiamo detto, il connettore per l'alimentazione utilizza un plug proprietario, che generalmente non è una buona scelta per un notebook del 2021, però in questo caso lo accettiamo perché, essendo presente un'unica USB Type-C, potremo mantenere collegato il PC alla rete elettrica grazie al connettore proprietario, ma utilizzare la USB Type-C per connettere anche qualche periferica esterna. Abbiamo naturalmente una webcam che va più che bene per fare delle videoconferenze, e in più anche qui troviamo un meccanismo di privacy che ci permette di ostruirla premendo un tasto sulla tastiera che vi è posizionato dopo l'F12. L'autonomia è un aspetto che mi è piaciuto moltissimo di questo portatile. Si arriva infatti facilmente a 12 ore di utilizzo reale, che sono veramente importanti su un dispositivo più come questo, che tenderemo ad utilizzare soprattutto in classe o comunque lontano dalla presa di alimentazione. La tastiera è di buona qualità e ci permette di digitare in modo confortevole, però vi segnalo che inaspettatamente HP ha deciso di rimuovere il tasto CTRL di destra, quindi non quello più importante di sinistra ma quello di destra, per far posto al lettore di impronte digitali. Personalmente questa cosa mi infastidisce perché utilizzo spesso questo tasto e mi chiedo se non fosse stato possibile spostare il lettore di impronte digitali da un'altra parte, però questa è stata la scelta di HP e non possiamo farci niente. Per quanto riguarda il touchpad invece risponde come ci aspettiamo, ma a dimensioni di nuovo un po' piccole per questa generazione, niente di critico. Peso e dimensioni sono ottime, abbiamo solo 16,4 mm di spessore e appena 1.3 kg di peso, ovvero due dati già ottimi per quanto riguarda i portatili di questa generazione in generale, ma veramente speciale se ricordiamo che si tratta di un 2 in 1 convertibile con display touch.
Vengo alla ciliegina sulla torta, questo notebook costa solo 849 euro, che è veramente un ottimo risultato per quanto riguarda i PC portatili in generale, ma ancor di più se ricordiamo che in questo caso abbiamo un 2 in 1 convertibile. Certo, dovremo spendere ancora qualcosina per procurarci la penna, questo è assolutamente obbligatorio per chi ha deciso di scegliere un PC 2 in 1 convertibile, però comunque c'è tantissimo valore in questa configurazione. E proprio per questo motivo questo HP Envy X360 13 è la mia scelta quale miglior notebook 2 in 1 per il 2021. Il Lenovo che ho raccomandato in apertura è un ottimo, ottimo computer che ha un rapporto prezzo-prestazioni veramente vincente. Se però non avete problemi di budget e volete veramente scegliere il miglior PC portatile disponibile in questo periodo, personalmente non ho dubbi, è sicuramente Dell XPS 13 9003, ovvero l'ultimo modello in circolazione rilasciato a fine 2020. Sono disponibili in moltissime configurazioni, però trattandosi di una macchina di livello premium il prezzo tende a decollare molto rapidamente. La mia raccomandazione e la mia preferenza va alla versione appunto da 13.3 pollici con Intel Core i5 1035G1, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD con interfaccia NVMe. Lo schermo è sicuramente uno dei punti di forza massimi di questo portatile da sempre, ma da questa generazione Dell ha veramente fatto un balzo in avanti, ovvero le cornici sono sempre state strettissime sui Dell XPS 13, però in questo 9003 Dell ha rimosso anche l'ultimo pezzo di cornice, quindi quel bruttissimo pezzo di plastica nera che si trovava in basso, e ha esteso lo schermo. Questo significa che il Dell XPS 13 9003 del 2020 non ha uno schermo in risoluzione 1920x1080, che è la classica Full HD, ma utilizza una Full HD Plus, che ha una risoluzione di 1920x1200 punti verticali. Quindi troviamo qualche riga di pixel in più che, oltre a generare un look moderno e veramente molto piacevole, ha anche il vantaggio di darci un pochino di area visibile in più. Il pannello stesso poi ha veramente una qualità eccezionale, si arriva infatti a 500 nit con un contrasto di 1700:1, affiancato da una copertura pressoché totale dello spettro cromatico sRGB, quindi anche i grafici potranno utilizzarlo sapendo che quello che visualizzano a schermo è esattamente il risultato che volevano ottenere. Come accennavo prima, sono disponibili anche moltissime altre configurazioni, in particolare anche la versione con display 4K. Io ragazzi da sempre non lo consiglio, soprattutto sui portatili così piccoli, perché a parte il fatto che gli elementi diventano estremamente piccoli e quindi siamo costretti ad utilizzare un ingrandimento molto spinto dal sistema operativo, il display ad altissima risoluzione impatta sia sulla durata delle batterie sia sulle dimensioni e sul peso totale, che sono uno dei punti di massima forza di questo PC portatile. Quindi, soprattutto quest'anno che abbiamo a disposizione un display Full HD Plus, la mia raccomandazione è di scegliere esattamente questo anche per contenere la spesa. La dotazione di porte è da un certo punto di vista estremamente moderna e guarda al futuro, ma anche un po' limitante. In particolare troviamo solamente due USB Type-C con Thunderbolt 3, quindi la specifica più veloce, un lettore di schede micro SD e il jack per le cuffie. Quindi non sono presenti le USB Type A, quindi quelle classiche per collegare la maggior parte delle chiavette oggi in circolazione. Manca anche l'uscita video HDMI, quindi per collegare tutte le periferiche esterne dovremo utilizzare una delle due porte USB Type-C. In particolare di porte USB Type-C ne rimane disponibile una soltanto, perché l'altra viene occupata dall'alimentatore. Quindi cosa facciamo con una USB Type-C sola? Beh, Dell ci offre fortunatamente, a corredo della dotazione di base, un adattatore che permette di ottenere sia una HDMI, quindi per collegare lo schermo, sia una singola USB Type-A per collegare ad esempio le chiavette oppure il ricevitore del mouse. In definitiva, quindi, per collegare la maggior parte dei dispositivi USB oggi in circolazione dovremo sempre portarci dietro l'adattatore, che è un po' una scocciatura. In contrasto con questo è presente il lettore di micro SD, una mossa che francamente non ho benissimo capito, perché in particolare il lettore di micro SD non permette di leggere le più grandi SD standard presenti nelle macchine
fotografiche e quindi non mi è perfettamente chiaro a chi si rivolga questo slot micro SD. Avrei di la gran lunga preferito che fosse sostituito o da un lettore SD completo oppure ancora meglio da una classica USB Type A oppure da un'uscita HDMI. Però vabbè, non è la fine del mondo e sicuramente andando avanti con il tempo la necessità di avere questi due tipi di uscita andrà via via riducendosi. Per quanto riguarda la webcam, che era uno dei punti deboli delle vecchie generazioni di Dell XPS 13, il problema è stato già risolto in realtà con la generazione precedente e la webcam è stata riportata nella sua posizione classica in cima allo schermo. In realtà, col fatto che la cornice è veramente strettissima, Dell ha scelto una lente molto molto piccola che non genera risultati veramente eccezionali. In compenso, rispetto alla generazione passata, da quest'anno possiamo utilizzare la webcam anche per eseguire il login al PC perché supporta Windows Hello, quindi il riconoscimento facciale. Se questa cosa non ci piace, c'è comunque il lettore di impronti digitali integrato nel tasto di accensione. La durata della batteria è eccezionale, si raggiungono facilmente le 11-12 ore di utilizzo reale, ma abbassando al minimo la luminosità dello schermo si sfiorano le 14 ore. La tastiera è stata migliorata e restituisce una buona sensazione durante la digitazione, anche se la corsa rimane comunque molto breve. Il touchpad è molto largo, quindi pratico da utilizzare in orizzontale, ma non troppo alto di nuovo per lo standard di questa generazione. Non è un grosso problema comunque perché si usa in modo molto disinvolto e molto gradevole, anche perché risponde sempre perfettamente ai tocchi. Gli ingombri di questo computer sono veramente eccezionali, infatti nonostante si parli di uno schermo da 13,3 pollici, il corpo è molto più simile ad un portatile da 11 pollici, quindi dimensioni veramente molto ridotte dello chassis che si ripercuotono anche in un peso veramente piuma, appena 1,2 kg, quindi questo computer è veramente ideale da portare sempre con sé. In definitiva quindi, se potete permettervi di spendere un po' di più e di investire in un portatile di fascia alta, questo Dell XPS 13 9003 per quanto mi riguarda è il non plus ultra di questa generazione. Chiaramente c'è l'aspetto negativo della mancanza di porte USB Type A e della HDMI standard, però se potete accontentarvi di utilizzare l'adattatore e della scocciatura di portarlo sempre con voi, veramente sarà un ottimo compagno di studio e lavoro per gli anni a venire. Tutti i portatili che ho citato fino ad ora sono ottimizzati per la mobilità, utilizzano quindi i processori a basso consumo che ci permettono di avere delle ottime performance per l'uso quotidiano, ma non sono ottimizzati veramente per essere i più veloci in circolazione. Se quindi per studio, lavoro abbiamo bisogno di una macchina ad alte performance, dobbiamo guardare altrove. In particolare per chi cerchi le massime prestazioni in mobilità, non c'è niente di meglio per questa generazione di Dell XPS 15 9005. Si tratta di un magnifico portatile che riprende per molti versi il già citato Dell XPS 13, però sostituisce la componentistica interna con quella di fascia massima. In particolare la configurazione che vi raccomando è quella con Intel Core i7 10750H, 16 GB di RAM e l'SSD NVMe da 512 GB. Questo portatile lo conosco veramente molto bene perché la generazione precedente è la mia macchina da lavoro quotidiana, quindi posso assicurare che le performance sono veramente sempre all'altezza un po' in tutte le situazioni. Per questa generazione Dell ha scelto i nuovi processori Intel, in particolare quello che raccomando ha una frequenza di base da 2.3 GHz ma si spinge fino a 5.1 GHz di velocità massima in Turbo Boost. Abbiamo qui 8 core fisici addirittura per 16 thread di esecuzione parallela perché è presente l'hyperthreading. Chiaramente da una configurazione di questo tipo ci aspettiamo una GPU dedicata, in questo caso abbiamo una GeForce GTX 1650 Ti. Ora, è una GPU ottima per accelerare magari il rendering delle operazioni video e per velocizzare in generale tutte le attività dal lavoro, chiaramente non è però una scelta ideale per chi cerchi le massime performance per il gaming. Ciò detto, è comunque una macchina che ci permette anche di giocare abbassando un po' la risoluzione senza troppe rinunce. Per questa generazione Dell ha rimosso la cornice di plastica nera inferiore che era una delle caratteristiche che lamentavo per la generazione precedente, quindi abbiamo un bellissimo schermo Full HD Plus da 1920x1200 pixel di altezza. Anche in questo caso Dell ci offre la possibilità di avere lo schermo 4K oppure di passare al processore Core i9. Parto da quest'ultimo
Per quanto mi riguarda, da tutte le prove che ho letto, non ha molto senso comprare l'i9 per il semplice motivo che se mettiamo sotto sforzo il processore, lo chassis è estremamente ristretto e compatto e non permette appunto una dissipazione del calore veramente efficace. Quindi il Core i9 ricade nelle prestazioni del Core i7, quindi questo upgrade non ha molto senso. Invece, vista la diagonale superiore, 15.6 pollici di questo bellissimo schermo, possiamo eventualmente valutare di fare l'upgrade anche ai 4K se per qualsiasi motivo facciamo un tipo di attività che ci permette effettivamente di ricevere dei benefici dalla maggiore risoluzione. Per quanto riguarda l'assortimento di porte, troviamo 3 USB Type-C. Le prime due sono di tipo Type-C modernissimo con supporto Thunderbolt 3, mentre l'ultima invece è una più classica USB 3.1. C'è poi il lettore di schede SD e un jack per le cuffie, quindi Dell ha completamente rimosso sia l'uscita HDMI per collegare i monitor esterni, sia tutte le vecchie USB Type-A classiche. Anche in questo caso, nella confezione di vendita, ci viene fornito un adattatore che permette di ottenere una USB Type-A e un'uscita HDMI dalla porta USB Type-C presente sul portatile. Però di nuovo dovremmo ricordarci di portare sempre con noi questo maledetto adattatore. In compenso c'è appunto il lettore di schede SD grandi, quindi i fotografi professionisti e i registi potranno togliere la schedina dalla propria macchina fotografica o videocamera, inserirla direttamente nel portatile e scaricare il proprio lavoro senza bisogno di adattatori. Anche in questo caso abbiamo la webcam posizionata in alta nello schermo con il supporto a Windows Hello per eseguire login con la nostra bella faccia. Se questa soluzione non ci piace, c'è comunque il lettore di impronte digitali presente nel tasto d'accensione. La tastiera, che era un'altra cosina non proprio eccezionale della generazione precedente, è stata completamente rivista e offre ora sensazioni di digitazione molto più confortevoli. C'è inoltre un buon touchpad veramente molto grande, praticissimo da usare, che risponde sempre bene al tocco. Le dimensioni sono fra le più compatte dei portatili ad alta prestazione attualmente in circolazione. Il peso quindi si attesta attorno agli 1,8 kg, che è chiaramente molto lontano dagli ultra portatili che ho citato in precedenza e quindi un po' si fa sentire se dobbiamo portarlo con noi tutto il giorno. Se però abbiamo bisogno di altissime performance pur rimanendo mobili, questo Dell XPS 15 ci offre veramente tutte le caratteristiche delle quali abbiamo bisogno per lavorare in mobilità senza rinunce e ottiene quindi la mia raccomandazione qual miglior portatile ad alte prestazioni del 2020. Per chi abbia un budget estremamente ridotto e debba spendere obbligatoriamente meno di 500 euro, il discorso è un po' complicato. Ve lo faccio molto breve, la mia raccomandazione è di valutare innanzitutto un modello dell'anno scorso. Quindi io vi lascio qua sopra il mio video con le raccomandazioni dei migliori PC portatili del 2019 che oggi si trovano veramente a prezzi fortemente scontati per la necessità di liberare i magazzini e però offrono ancora tantissimo a chiunque li scelga. Se però non trovate niente in offerta fra le mie raccomandazioni dell'anno scorso, la mia raccomandazione è di attendere. In particolare risparmiate qualche soldo e scegliete una delle configurazioni economiche che vi ho citato in apertura. Si tratta di macchine veramente ottime che vi accompagneranno per molti anni a venire, mentre invece se giocate a risparmio e scegliete un notebook di fascia estremamente bassa sotto i 500 euro, sarete probabilmente costretti anche a cambiarlo prima, perché raggiungerete l'obsolescenza molto prima di quello che invece permette di ottenere un portatile di fascia un pochino superiore. Se però siete veramente in difficoltà, avete bisogno di scegliere immediatamente un portatile economico, fate riferimento all'articolo che vi ho indicato su turbolab.it, abbiamo fornito anche alcune raccomandazioni per i migliori portatili ultra economici. Vengo alla categoria che ogni anno mi crea sempre qualche problema nella scelta, ovvero i PC portatili da gaming. La mia raccomandazione, ragazzi, non è cambiata: se volete videogiocare, la scelta migliore rimane quella di scegliere un computer fisso con un bel monitor grande, delle buone periferiche da gioco, oppure una console. Questo vi permetterà di avere un'esperienza generale molto migliore ad un prezzo sensibilmente ridotto. Se però volete a tutti i costi un PC portatile da gaming, ci sono alcune buone soluzioni. La mia preferenza per quest'anno, devo leggerla perché non me la ricordo, va ad Acer Nitro 5 AN515557153.
è sostanzialmente l'Acer Nitro 5 con configurazione Intel i7 1075H, 16 GB di RAM e 512 GB di disco NVMe. Anche in questo caso abbiamo una macchina veramente di fascia alta, aspetto che si rispecchia nel prezzo, perché comunque stiamo parlando di un investimento di 1.499 € per una macchina da gaming. A fronte di questa spesa otteniamo però un sacco di componentistica di alto livello, un bello schermo da 15.6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz che rende veramente la visualizzazione dei giochi molto più gradevole e ci può anche fornire un piccolo vantaggio competitivo. La dotazione di porte è sicuramente molto buona, quindi abbiamo una USB Type-C 3.2 di generazione 2, 3 USB Type-A classiche, una HDMI, addirittura il connettore per la porta Ethernet, quindi la rete cablata, che è chiaramente quella utilizzata quando si fanno le sessioni di LAN party con moltissimi partecipanti, il jack per le cuffie e il connettore proprietario per l'alimentazione, che qui è stata una scelta obbligata perché quando tutte le componentistiche sono sotto sforzo si toccano i 200 watt di consumo. È presente una webcam, chiaramente non di qualità eccessa perché si sa che i videogiocatori non amano farsi vedere dagli sfidanti, però questo significa anche che non supporta il login tramite riconoscimento facciale di Windows e Hello. Questa cosa è un po' scomoda anche perché manca anche il lettore di impronte digitali per l'accesso veloce. È un po' lo standard questa assenza sui PC di fascia gaming, però comunque è una cosa che lo rende un pochino scomodo. La tastiera chiaramente ha il look tamarro di tutti questi portatili da gaming, c'è quindi una retroilluminazione RGB che può essere disattivata e abbiamo anche a disposizione però il tastierino numerico. Come tutti i PC da gaming, le dimensioni e gli ingombri sono veramente importanti, si parla infatti di 2.3 kg di peso totale che sicuramente lo rendono più un PC trasportabile che non un PC portatile. Quindi sostanzialmente per circa 1.500 € ci portiamo a casa un ottimo schermo con refresh rate da 144 Hz, veramente ottimo, e una componentistica interna di livello performance che renderà sicuramente l'esperienza di gaming estremamente piacevole e che dovrebbe garantire anche una buona longevità per gli prossimi anni. Per tutti questi motivi, quindi, questo Acer Nitro con la lunghissima designazione che vi ho letto in apertura diventa la mia raccomandazione quale PC gaming per il 2020 e 2021. Vi lascio anche però un'alternativa se volete una macchina da gaming ma non siete disposti a spendere 1.500 €. In tal caso la mia preferenza va a questo Lenovo IdeaPad Gaming 3 che in questo momento si trova a soli 999 €. Risparmiamo quindi 500 € rispetto alla mia prima scelta e prima raccomandazione per chi cerchi un PC gaming, a fronte delle quali dobbiamo obbligatoriamente fare una serie di rinunce. La più importante è probabilmente lo schermo, che qui scende ad un classico 60 Hz, ma abbiamo anche una componentistica interna meno veloce. Non garantisce quindi lo stesso livello dell'esperienza gaming della nostra Acer, però per chi debba comunque giocare a tutti i costi in mobilità e non possa spendere 1.500 € si tratta comunque di una configurazione che veicola un ottimo rapporto prezzo-prestazione. Bene, da Zane di Turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie. Grazie davvero se potrai ritagliarti un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, PC, internet, Windows, Linux, Android, Bitcoin, criptovalute e tutto quello che orbita attorno al mondo di internet, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso, iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video! Ciao! Nel complesso, quindi, questo...